Avrebbe sottratto a tassazione elementi positivi di reddito per 6 milioni di euro di imposte dirette e IVA per oltre un milione di euro. Per questo i finanzieri del nucleo operativo metropolitano di Bari, coordinati dal primo gruppo Bari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo di disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili e mobili registrati del valore complessivo di 2 milioni di euro nei confronti del rappresentante legale di una società cooperativa con sede a abitrito alle porte del capoluogo che offriva servizi per la persona, l'ipotesi di reato e di omessa dichiarazione dei redditi ai fini IVA. La procura di Bari, in virtù della normativa che prevede la possibilità di applicazione anche della confisca per equivalente, ha avanzato richiesta di sequestro al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dall'evasione, richiesta accettata dal GIP che così ha emesso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle disponibilità liquide della società società è in subordine per equivalente dei beni nella disponibilità del suo amministratore. L'attività trae origine da una verifica fiscale eseguita dai finanziari del nucleo operativo di Bari finalizzata alla ricostruzione di elementi sottratti a tassazione.